L'ultimo reportage Color Class ci ha condotti nel freddo artico delle isole Lofoten. Questa volta farà caldo, estremamente caldo. Benvenuti a Color Class Namibia. Il nostro viaggio inizia con le valigie strapiene a Francoforte. Partiamo di notte con un volo diretto di Air Namibia, che ci consente di arrivare riposati alla mattina presto nella capitale Windhoek. Anche questa volta, come alle Lofoten, mi accompagnano abili tecnici come l'esperto di fotografia e profondo conoscitore della Namibia, Alexander Heinrichs. Come alle isole Lofoten, mi assiste nuovamente nelle riprese il cameraman Stefan Klein, che tuttavia questa volta non agisce solo dietro le quinte, ma si presenta anche al pubblico. Perché credi ti abbia portato con me? Hai una vaga idea? Chissà, forse perché conosco bene il paese. E poi? Forse perché ci sono un'infinità di opportunità fotografiche e siccome non possiamo infilare tutto nella Color Class, abbiamo deciso di trattare solo tre generi fotografici. Il primo è la fotografia panoramica. Data la vastità dei paesaggi, è una scelta che riteniamo obbligatoria. Il secondo tema è l'astrofotografia, dal momento che ci troviamo in una delle particolari aree della Terra in cui non esiste inquinamento luminoso e quindi le stelle sono ben visibili ad occhio nudo. E ovviamente cosa non può mancare in Africa? Fotografia wildlife. Sarà la nostra ciliegina sulla torta, come perfetta conclusione del viaggio, nel corso del quale realizzeremo scatti straordinari. Questo ve lo posso garantire. Stefan, ho già svelato la ragione per cui sei con noi. Cosa facciamo concretamente? Sono qui per mostrare il passaggio dalla fotografia al video. Il primo tema di cui vogliamo discutere è come dare movimento a un'immagine statica, unendo cioè tante foto per formare un timelapse. Poi capiremo come affrontare la ripresa, quali domande concrete dobbiamo porci, quali situazioni sperimentare e quali sono le premesse per poter catturare le immagini così come era nostra intenzione. La terza parte del lavoro avverrà in Germania, al nostro ritorno, e la fase di post-produzione in cui analizzeremo le sequenze che abbiamo ripreso e le combineremo per giungere al prodotto finale, il film Color Class. Quando si parla di post-produzione, arriva il mio turno e ho preparato per voi alcuni temi interessanti, come quello degli spazi colore. Dove e quando devo impostare un determinato spazio colore invece di un altro e perché? Successivamente ci dedicheremo ai target di calibrazione. Effettivamente, quando eseguite la prima calibrazione, logicamente vi aspettate che il software faccia il suo dovere, cioè calibrare, accendere, spegnere, fatto. Invece ti rendi conto che è come nei negozi di Starbucks, tante proposte e alla fine non sai cosa scegliere. Al termine il nostro obiettivo sarà sempre quello di poter tenere tra le mani il risultato del nostro lavoro, la foto stampata. Ci dedicheremo a questo anche considerando il caso in cui non si abbia una stampante propria, ma ci si rivolga un service di stampa esterno e si ordini un determinato prodotto, come posso verificare sul monitor il risultato finale. E avremo moltissimi altri temi che vogliamo approfondire nella Color Class Namibia 2020. Muoviamoci! La prima tappa ci porta nel cuore del parco nazionale Namib-Naukluft e dopo un lungo viaggio siamo finalmente arrivati al nostro bungalow al Sossus Dune Lodge. È il momento propizio per predisporre la nostra attrezzatura per le escursioni e per mostrarvi cosa abbiamo portato con noi. Questa volta il nostro partner per le fotocamere è Sony, cosa che non mi stupisce se ci accompagna Alexander Heinrichs. Utilizzerò due fotocamere del modello Alpha 7R Mark IV, risoluzione di 61 milioni di pixel. E mi piace moltissimo questo super teleobiettivo, relativamente grande ma incredibilmente leggero. Un 200-600 mm. Del resto sono munito di tutto l'indispensabile, vale a dire una selezione di ottiche zoom con apertura 2.8, 16-35, 24-70, 70-200. L'unico obiettivo a lunghezza focale fissa che ho è il 24-1.4 di Sony. I 24 mm li ho anche su altri due obiettivi. Quello che conta per me è l'alta luminosità data dall'apertura a f1.4, dato che ci dedichiamo all'astrofotografia e quindi ho bisogno di tempi di esposizione estremamente brevi in condizioni di poca luce. Alex vi spiegherà tutto nel dettaglio, una cosa ve la posso comunque svelare. Sono necessari molti scatti consecutivi della stessa immagine per eliminare selettivamente il rumore. A questo scopo utilizzeremo questo timer che abbiamo ricevuto da Gunther Wegner.
Non manca una vasta scelta di stativi, tutti gli accessori e complementi sono della casa Novoflex. Non solo perché Novoflex costruisce prodotti molto validi, ma perché, a mio parere, propone di gran lunga i migliori sistemi per foto panoramiche. Abbiamo diversi tipi a disposizione, un sistema per foto panoramiche a singola riga e uno altrettanto compatto per composizione fotografiche su due righe. Un po' più grande, ma ancora sufficientemente compatto rispetto a quello che offre. E siccome devono essere pure fissati da qualche parte, abbiamo anche una selezione di cavalletti di Novoflex. Questo è il piccolo Triopod. Trovo stupendo che sia privo di colonna centrale e si lasci ripiegare e trasportare senza complicazioni. Sicuramente sapete che la maggioranza dei cavalletti è munito di una colonna centrale. Un cavalletto molto snello, facilmente ripiegabile, ma quando è aperto mostra una notevole altezza e una elevata stabilità. A proposito di stabilità, non troverete un treppiede più stabile da nessuna parte, a meno che non vogliate fissare la testa dello stativo con il cemento. Questo è il Triopod Pro 75 di Novoflex e quello che vogliamo metterci sopra ve lo mostro in pochi minuti. Questo è il CS2740, il nostro nuovo monitor 4K, 27 pollici, serie CS, cioè la serie base della linea ColorAge di Eizo. Dispone di tutto ciò che serve ad un prezzo effettivamente conveniente. L'alta risoluzione 4K UHD è ideale sia per i fotografi che vogliono ottenere immagini nitidissime e naturalmente anche per esperti come Stefan, che dietro la telecamera riprende tutto in 4K. UHD 4K, per l'esattezza. Così non è necessario ricorrere a un televisore 4K, è possibile elaborare, montare ed effettuare il color grading direttamente sul monitor del PC. Voglio farvi vedere ancora due cose. Sicuramente ho tralasciato qualcosa, ma in ogni caso avrete l'opportunità di vedere il loro effettivo utilizzo pratico nel corso dei nostri episodi. Una è la favolosa fotocamera per riprese a 360 gradi di Ricoh, il modello Theta Z1. La cosa meravigliosa è che non dispone di un piccolo sensore come le altre fotocamere a 360 gradi, ma ha un grande sensore da un pollice che garantisce immagini e video a 360 gradi ultra precisi. E ci occorrono anche i filtri ottici di AIDA, che abbiamo utilizzato anche nell'ultimo viaggio. Non aggiungo altro, dato che l'uso dei filtri lo abbiamo ampiamente illustrato nel nostro reportage alle Lofoten. L'unica novità è il supporto M10. Lo trovo davvero ottimo. Un netto miglioramento rispetto ai filtri che finora conoscevo. E sono particolarmente contento di averlo. Smettiamola con la tecnica per oggi. Mi è venuta fame.